il live su Twitch. Inizio ridendo perché qualcuno ha scritto: chiedete scusa a Peppa Allegriola. Mi ha fatto molto ridere. E io non so esattamente come descriverla questa serata, perché questa è una serata un po' strana, un po' folle, euforica. Cioè, questa è una serata veramente euforica, come un vecchio meme dell'internet. Ragazzi, bello, eh? Bello questo lunghissimo muso, neanche lungo, lunghissimo muso. Siamo partiti in maniera strana, perché... Cioè, è una partita folle. È semplicemente una partita assurda, perché andare sotto dopo un minuto in quel modo lì contro Pippo Inzaghi all'Allianz Stadium non può fare altro che riportarti alla mente il gol di Alfonso Gajić su assist di Artur. Ne avevamo parlato anche nel video di oggi. Mazza di cose. Invece no, è andata bene. E allora io adesso vi sfido, perché con la roba vi avevo detto: lasciate un mi piace, un 1000 mi piace per ogni punto guadagnato. E quindi siamo arrivati, abbiamo superato i 3000 like. Io qua ci provo. Quanti gol abbiamo fatto? 6. Ho perso il conto, serve l'abaco, però non sono abituato. Proviamo ad arrivare a 6000 like. Vediamo se... Ah, ragazzi, se questo è il modus operandi, proviamo a rompere tutti i record partita dopo partita, perché io stasera sono proprio felice. Io stasera sono proprio felice. Poi c'è da sottolineare, certo, il fatto che la Salernitana non sia stata chissà quale corazzata, non si è giocato contro il Real Madrid delle tre Champions di fila, questo indubbiamente, però tante volte abbiamo giocato contro squadre normali o comunque squadre non proprio eccellenti e noi siamo mancati e noi eravamo partiti male. Allora cerchiamo di fare un riassunto, perché stasera abbiamo un attimino anche sfatato dei tabù, perché quest'anno siamo andati in svantaggio soltanto due volte prima di stasera. Una volta col Bologna e abbiamo pareggiato, una volta col Sassuolo e abbiamo perso, straperso, proprio con tra l'altro anche errore di Gatti, lo ricorderete. E stasera siamo partiti, siamo andati sotto, c'è stato l'errore di Gatti e abbiamo recuperato. Quindi questa è la prima volta della Juventus in stagione che va in svantaggio e vince la partita. E già qui penso qualcosa di molto positivo, perché è un passo avanti. Ripeto, sì, certo, contro la Salernitana, d'accordo, cerchiamo di comparare anche l'avversario, ma cerchiamo anche di non sottovalutarlo, perché poi questi domenica saranno arrabbiati come dei babbuini, quindi cerchiamo anche di essere... Però stasera dobbiamo godercela. È impossibile non godersi questa vittoria qui. Andiamo avanti. Abbiamo sfatato sto tabù dell'andare sotto, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a vincere con più di un gol di scarto. L'ultima volta era stato quasi 3 mesi fa col Toro, dove abbiamo vinto per 2-0. Siamo riusciti anche a vincere una partita con più di un gol di scarto senza prendere gol, anzi prendendo gol, che di solito invece appunto col Toro 2-0, quindi bene, bene anche da questo punto di vista. Siamo riusciti a fare più di 3 gol, più di 2 gol, quindi dai 3 gol in su era successo con l'Udinese e con la Lazio. L'ultima volta con la Lazio c'erano ancora, non lo so, gli uomini primitivi, perché ormai la partita con la Lazio è stata una vita fa. Una vita fa. E quindi bene, questa volta ne abbiamo segnati addirittura 6. Io non ricordo l'ultima volta che la Juventus ha segnato 6 gol. Vado a memoria, non me lo ricordo, sinceramente. Quindi fatemelo sapere voi, aiutatemi a trovare quella partita lì. Intanto io ci vado a pensare, ma 6 gol? 6 gol non me li ricordo, sono sincero. Andiamo avanti. Mancava una cosa sola, e cioè il gol degli attaccanti. Non avevamo fatto gol con gli attaccanti. E Ilis a un certo punto ci ha provato, no? Ci ha provato. Fiorillo ha fatto una roba allucinante, una parata assurda, e poi per fortuna Bron rimpalla in porta. Poi Yildiz trova anche il gol dell'attaccante. Adesso io, perdonatemi, esagero, non esagero, perdonatemi, perdonatemi. Io, uno come Yildiz, non riesco a trattarlo come un giocatore normale. Io non riesco a dire: questo ragazzo qui
che è un 2005, che è della Next Gen, non ha mai giocato in Serie A, è appena iniziato, poche partite, non ce la faccio, no? Mi dispiace, sarei qui a prendervi in giro e a prendermi in giro, ne andrebbe della mia onestà intellettuale. Io Yıldız non posso considerarlo un calciatore normale, perché non fa cose da calciatore normale, non fa cose da ragazzo di 18 anni, non può prendersi la Juventus in mano così. E noi l'avevamo visto qualche spolveratina qui e lì, 3 minuti verso la fine delle prime partite, da quando è entrato di prepotenza nelle gerarchie, dopo quella partita lì col Frosinone, quel gol lì dopo 12 minuti, ragazzi, questo qua, cioè, titolare con la Roma, la partita che ha fatto e gli strappi che ha dato e il tiro che ormai fa venire giù lo stadio. Stasera delle giocate, ragazzi, che io quelle giocate lì le vedevo fare ad Alessandro Del Piero, E al di là del fatto che poi fa gol e mi fa la linguaccia. Io con le giocate lì le devo fare ad Alessandro Del Piero. Adesso va bene, andiamoci con i piedi di piombo. Andiamoci con i piedi di piombo, andiamoci piano, perché poi è ovvio che ha fatto poco. Sono praticamente 3 partite in totale che avrà fatto con la maglia della Juventus per minutaggio. Però ragazzi, ma che roba è? È un'ira di Dio. È un'ira di Dio. E quindi mi esalto. E quindi mi esalto. Poi devo dirvi la verità, il fatto che la Juventus non si accontenti, che la Juventus senta l'odore del sangue, che la Juventus voglia andare in avanti, la Juventus ha approcciato male i primi 10 minuti di questa partita e gli altri 80, è stata una bella Juve, che ha creato tanto, ha finalizzato tanto, che non si è arresa mai. E questa è la cosa più bella in assoluto. Io questa coppa la voglio portare a casa quest'anno, io questa coppa ci tengo tantissimo. E quindi bisogna portarsela a casa questa coppa qui. A maggior ragione dopo le eliminazioni eccellenti di questa stagione. Quindi Inter e quindi Napoli. Bisogna portarsela a casa. Poi ragazzi, potremmo dirne tante. Cioè, adesso è ancora fresco, freschissimo, appena finita la partita. Quel bolide, quel missile di Weah. Sei impazzito? Cosa ti è saltato in mente? Come ti è passato per l'anticamera del cervello? E guarda un po' che cosa hai fatto. Ma che sul serio, ma che davvero? Chiese Cambiaso? Chiese Cambiaso? Che partita hanno fatto Chiese Cambiaso? Cambiaso ha fatto pure gol. Ma Chiese Cambiaso? Ragazzi, stasera bene. Cioè, stasera bene. E ribadisco, non venitemi a dire, ma sì, è la Salernitana, certo che è la Salernitana. Non ci si esalta del fatto che si è sconfitto l'avversario imbattibile. Io stasera sì, stasera ve lo dico, stasera sono esaltato. Stasera sono esaltato. Perché? Perché so che la Coppa Italia, che è una competizione che si è sempre snobbata, quest'anno deve darti energia. Ieri vi parlavo, io ieri ve l'ho detto, per me la Juve è la favorita per la Coppa Italia. E dare un segnale di forza così. E mettere in campo questi ragazzi, perché stasera c'è stato anche l'esordio di Nonge. Tanta roba, eh? Tanta roba. Questa linea della Juventus di voler seguire il nuovo che avanza. E dare spazio a Yıldız per capire finalmente se questo è, non lo so, un'allucinazione collettiva di tutti noi o se c'è un fondo di verità nello stropicciarsi gli occhi e dire sì, vabbè, ma questo non può essere considerato uno normale. Perché qua c'è veramente da stropicciarsi gli occhi e interrogarsi e chiederci, cioè io me lo chiedo, io adesso lo dico tranquillamente, me lo chiedo, cioè quando dico questo non è un giocatore normale, cioè me lo domando, ma esagero io? Esagero questa cosa? Forse no, forse sì, forse no. Perché fa talmente tante cose fatte bene nella stessa azione. E io adesso ve lo dico, stasera, ecco, l'unica cosa, una, se potessi cambiare una cosa sola di stasera non è nemmeno l'errore di Gatti. Perché io sono contento che la Juve sia andata in svantaggio e poi abbia vinto rimontando. Sono proprio contento, lo dico proprio sinceramente, perché volevo vederla, questa situazione, questa condizione, e per fortuna è successo stasera contro un avversario abbordabile, una competizione che... Si può, però se potessi cambiare una cosa, il tridente. Per anche 10 minuti. 10 minuti di tridente. Chiesa Yıldız dietro Milik, perché in quel caso c'era Milik.
Quella, vi giuro, mi dispiace, mi è rimasta qua. Preferire questo anche al gol di Chiesa, che stasera si sarebbe meritato il gol perché veramente ha fatto un partitone. Mi sarebbe veramente piaciuto vederli, Chiesa e Yıldız, capire anche come si muovono insieme, se si pestano i piedi, se non si pestano i piedi, perché Yıldız l'abbiamo visto quando parte dalla sinistra, ragazzi. Cioè, quando parte dalla sinistra, Yıldız fa delle cose che non sono normali. Cioè, fa delle cose che non sono normali. Dovevamo aspettarcelo da quel gol che ha fatto la Germania? Sì, però dici, vabbè, dai, è successo una volta. Cioè, qua siamo a tre gol, Germania, Frosinone, Salernitana, che sono tre perle, e aggiungiamoci quello sfiorato con la Roma, sono tre perle di alto livello. E peccato, perché qualche partita fa c'era stata anche l'occasione con il Verona di Yıldız, lo ricorderete, su spizzata di Milik. Ho diventato un video su Yıldız, mi dispiace, cioè sono gasato su di lui e non ci posso far niente. In cui Yıldız aveva sprecato con quel tiro sopra la traversa. Immaginate magari farlo già entrare un po' prima nelle rotazioni perché ti risolveva quella partita lì, che invece poi ha risolto Cambiaso. Io, ragazzi, stasera ho proprio contento. Io vado a letto felice, ma il dibattito è aperto, eh. Il dibattito è aperto su Yıldız. Perché questa è ormai. Io ve lo dico, credo che sia la chiave di volta della stagione della Juve. La Juventus ha fatto mercato e ha preso questo qui praticamente, se vogliamo fare un'estremizzazione, vogliamo estremizzare questo concetto. Però voglio capire anche da voi come la state vivendo sta cosa, se riuscite a essere cauti o se siete da all-in come me. Aspetto la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ciao!